Lei è la nuova e sesta generazione di BMW M3 ed è anche la più controversa. Negli anni è cambiato il design e sono aumentate le dimensioni e il peso. Considerate che rispetto a un M3 E46, che secondo me rimane comunque la più bella di tutte, qui abbiamo 30 cm in più di lunghezza e oltre 10 in larghezza. Ma fatemi sapere voi qui sotto nei commenti che cosa ne pensate e se l'avete già vista dal vivo, perché l'impatto estetico non è per niente male. Sono uno di quelli a cui, per usare un eufemismo, la nuova griglia non piace, ma ammetto che su questa M più larga e dalla carrozzeria ridisegnata rende molto meglio. Va vista dal vivo, è imponente ed è cattivissima con le nervature gemelle sul cofano che specchiano il doppio rene. I cerchi dietro sono da 20 e quelli davanti da 19, forse anche un po' piccoli a guardarla di tre quarti. Il posteriore è massiccio e quadrato con i quattro scarichi incastonati nel diffusore in carbonio. Ah, a proposito di carbonio, ce n'è a profusione. Davanti, sul tetto e sullo spoiler fuori, sul volante e tunnel centrale dentro. Senza dimenticare i sedili a guscio, incredibili, tra i più belli che abbia mai visto. La M3 quindi è cambiata e più curata nei dettagli e racchiude sotto una carrozzeria discussa il meglio della tecnologia bavarese. Nessuna potrà replicare le iconiche del passato, ma lo spirito resta quello. BMW ha puntato letteralmente in grande e ha fatto all-in sul motore alla faccia del downsizing. Qui sotto infatti c'è l'ultima evoluzione dell'S58 che su questa competition arriva a 510 cavalli, guarda caso gli stessi della Giulia Quadrifoglio. Stesso numero di cilindri, 6, stesso cambio e stessa configurazione a trazione posteriore in attesa della variante integrale. È la più potente M3 di sempre, la più cattiva e la più veloce, e in futuro possiamo aspettarci altre evoluzioni che alzeranno ancora di più l'asticella. Sarà l'ultima benzina? È ancora presto per dirlo, ora bisogna godersela, guidare di più e parlare di meno, giudicare di meno. Per ora nessun aiuto elettrico o un motore più piccolo, niente di niente, ma un 6 cilindri ancora più esagerato. Ci sono tantissimi settaggi per cucirsi addosso su misura la macchina e pian piano che ci si prende la mano vien voglia di liberarsi di quella bolla elettronica pronta a mettere una pezza su qualsiasi sbavatura. Ed è qui che la macchina mi ha stupito perché ha molto più grip di quanto mi aspettassi. Per tradizione la M3 è sempre stata più di traverso che dritta, ma lei è letteralmente incollata a terra. È larga e le gomme contribuiscono, dato che sono da 2,75 davanti e da 2,85 dietro. Anche lo sterzo a rapporto variabile è stato ricalibrato per essere più diretto e preciso, il che era un po' il punto debole della precedente generazione, ma ora finalmente è molto meglio. È veloce, motivo per cui preferisco tenerlo un po' più alto del dovuto, anche se mi copre parte della strumentazione, per essere più dolce negli input e avere allo stesso tempo più libertà di movimento per le braccia. È chirurgico, limpido, soprattutto in comfort, mentre in sport si fa più pesante ma non ne guadagna precisione, motivo per cui preferisco tenerlo nel 70. Più rilassato possibile. Tanta tecnologia uguale peso. Non è sempre così, ma quasi. In questi casi siamo a 1700 kg a vuoto e sì, si sentono, ma solo quando si esagera nei trasferimenti di carico. Per il resto, le sospensioni a controllo elettronico gestiscono le inerzie azzerando rollio e beccheggio. Il bilanciamento è eccezionale grazie anche al nuovo telaio più rigido torsionalmente che permette una divisione delle masse esattamente 50 e 50 tra anteriore e posteriore. Dimenticatevi del sottosterzo, non è una parola che si trova nel suo vocabolario. Potete entrare in curva a qualsiasi velocità e l'anteriore non va mai in crisi. Se forzate l'ingresso, anzi è il posteriore a scomporsi, ma anche qui, anche con l'elettronica staccata, si esce comunque su due binari. Veramente, veramente pazzesca, è una lama nel misto veloce. È meno scorbutica rispetto alla precedente F80 e si scompone di meno quando non si cerca il limite, e questo è merito anche del cambio, che non è più il doppia frizione DKG ma uno ZF a 8 rapporti. È stata una scelta praticamente obbligata per tenere a bada i 650 Nm di coppia del 6 cilindri. Ha perso un pizzico di velocità nella cambiata agli alti giri e non dà più quel calcetto alla schiena, ma ne ha guadagnato tantissimo in tutte le altre situazioni. Lasciandolo in automatico in modalità road sembra di essere su un 2000 diesel dalla fluidità con cui tira dentro una marcia dopo l'altra senza che te ne accorgi, mentre in sport sfrutta la schiena praticamente infinita del motore per cambiare tra i 4 e i 5000 giri. L'ho usato praticamente sempre in manuale attraverso queste palette che finalmente sono della grandezza giusta, ma mi è piaciuto anche in automatico perché è intelligente e precisissimo e ti fa uscire veramente a fuoco dalle curve. Bisogna fare attenzione perché bastano pochi secondi per infrangere qualsiasi limite di velocità. Quella che era una macchina da guidata
domenicale pian piano si è trasformata in una bestia da track day. Per portarla al limite quindi serve per forza andare in pista. Su questo esemplare non abbiamo freni carboceramici, ma penso che per una volta su una BMW l'impianto di serie sia dimensionato, e di solito non succede mai. È in acciaio con dischi forati ed è instancabile. In questi giorni ho percorso oltre 400 km su strade di montagna come questa ad un bel ritmo e non ha mai perso un metro. Una cosa che comincia a vedersi su auto sportive di alta gamma è la possibilità di regolare elettronicamente la risposta del freno, perché non abbiamo più un collegamento meccanico tra pedale e pastiglie. Qui abbiamo due diverse tarature e in quella più estrema il freno ha molto più mordente, ed è anche quella che poi andrete a scegliere perché è intrinseco nella natura della M3, invoglia a correre. E poi c'è lui, il motore, l'ultima evoluzione dell'S58. L'abbiamo tirato in ballo per la potenza, ma non basta un numero per trasmettere la brutalità con cui con 650 Nm di coppia tutti dietro alza letteralmente l'asfalto da terra. Con l'elettronica attiva la spia del controllo di trazione illumina il quadro anche in terza, e pur di non vederla non si è portati tanto ad alzare il piede ma a sperimentare cosa vuol dire staccare veramente tutti i controlli. Cosa che ovviamente va fatta su un circuito chiuso, esattamente come giocare con la modalità drift che assegna addirittura un punteggio al traverso migliore della giornata. Tutto bellissimo sì, ma anche lei ha qualche tallone d'Achille. Mi sarei aspettato per esempio una migliore insonorizzazione a velocità autostradale e un sound più coinvolgente, nulla però a cui non si possa mettere mano post acquisto. Il serbatoio poi non è dei più grandi e per ultimo il prezzo, che ormai è stabile sulle 6 cifre. Non abbiamo potuto metterla alla prova in pista e non basta un breve primo contatto per raccontare nel dettaglio una macchina come la M3, che essendo arrivata alla sesta generazione è stata per anni la berlina sportiva da battere, quindi un modello preso come riferimento dalle concorrenti per cercare di superarla. La nuova M3 è un concentrato di tecnologia, che però riesce ancora ad incarnare quello spirito che ne ha fatto la fortuna, ma rivisitato in chiave moderna. Il peso sempre maggiore non piace a nessuno e faremo anche a meno di gran parte della tecnologia, e poi il design, che è soggettivo. Una cosa a cui però bisogna dar merito a BMW, e penso di parlare a nome degli appassionati, è quello di aver continuato con un motore del genere, in un'epoca in cui cuore e ragione convivono difficilmente in gamma. Senza aiuti elettrificati, perché nulla è più BMW di un 6 cilindri in linea. E pensare che la prossima Mercedes AMG C63 potrebbe fermarsi a 4.